Le notizie in apertura del nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Centinaia di spettatori a Fano e Pesaro per il passaggio della Corsa Rosa, tutti muniti di mascherina. De Mar vince l'11ª tappa del Giro d'Italia, ma Almeida rimane il leader della classifica generale. Covid, 166 casi nelle Marche, raddoppiati in 24 ore. Ancona e Ascoli Piceno le province più colpite. Staffetta con le auto per trasportare cocaina, arrestati a Pesaro due albanesi bloccati al casello della 14. Concorso truccato per aiutare la fidanzata, denunciati due medici degli ospedali riuniti di Ancona. Non siamo gli untori, punite i furbetti, l'appello dei ristoratori che chiedono un incontro al prefetto La Polla per far luce sulle nuove regole anticontagio. Carloni alle attività produttive, Baldelli alle infrastrutture, Aguzzi che torna in campo con la delega all'agricoltura, ultime ore per sciogliere il nodo della giunta Acquaroli. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo con il passaggio della Corsa Rosa nella città di Fano. Tante le persone che si sono riversate in Viale Gramsci per vedere la carovana del Giro d'Italia. Pedalo, non ti fermo mai su, corro, tremo e poi gira, giro, gira, gira, giro, gira. 182 chilometri, una sola coppa e 176 ciclisti che ce l'hanno messa tutta per contendersela. Emozioni, grinta, fatica, ma anche tanta soddisfazione per l'11ª tappa del Giro d'Italia. La carovana oggi è entrata nei territori delle Marche e dell'Emilia-Romagna partendo da Porto Sant'Elpidio. Tanti, come sempre, i tifosi e gli appassionati di questo sport che non si sono persi il passaggio della Corsa Rosa. Anche i fanesi l'hanno attesa in Viale Gramsci, tutti con la mascherina, così come imposto dalle norme anticontagio. Alle 14.15 le sirene delle volanti delle forze dell'ordine hanno annunciato l'arrivo dei primi ciclisti. Seguiamo il Giro d'Italia con i bimbi, sì. Siete appassionati? Sì, ce lo seguiamo sempre. Quando viene in zona lo seguiamo sempre. Siete di Fano? Siamo di Fano, sì, abitiamo qui vicino, siamo venuti a piedi. Cerca di trasmettere questa passione anche a lei, che è la prima volta che lo vede, quindi quest'anno è nata l'anno scorso, quindi è la prima volta che vede il Giro anche lei. Su Viale Gramsci per vedere il passaggio del Giro? Esattamente. Seguite spesso il ciclismo? Sempre, da sempre, da sempre. Oltre il calcio c'è il ciclismo per me, da parte mia. Quindi si attende soltanto il passaggio? Aspettiamo il passaggio, giù. È una cosa veloce perché non vedi niente, però ti rifai un pochino, no? Anche lei non si perde il Giro d'Italia? Beh no, già che sono anche io, io vivo in Spagna e allora non posso perdere questa occasione, capito? Un'altra tappa importante che passa per la nostra città e non se la vuole perdere. No, in assoluto, è un'occasione unica, una volta all'anno, magari. Con le mascherine comunque... però quest'anno, quindi insomma sì. Delle norme un po' più da rispettare. Ci vuole, è perfetto, ci vuole. Sulle stesse strade, ma con le bici a pedalata assistita, si è svolto anche il Giro E. Alle 11.30 il gruppo è partito da Piazza dell'Unificazione a Marotta con l'arrivo previsto a Rimini. Tra loro anche due mondolfesi, l'allenatore della nazionale di volley femminile Davide Mazzanti, medaglia d'argento ai mondiali 2018 in Giappone, e la judoka Lucia Morico, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene del 2004. A vincere il Giro è stato Roberto Ferrari, premiato dal sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri. Lei è appassionato di ciclismo? Sì, c'ho la bici, c'ho tutto. È la prima volta che vede passare anche i ciclisti del Giro E? No, sono diverse volte perché io seguo anche dietro il Giro d'Italia vado. Ah sì? Sì, sì. Quindi una passione però? Io accompagno i turisti stranieri. Faccio l'accompagnatore. Inevitabili questa mattina i disagi al traffico per la chiusura di alcune strade disposta dal sindaco con ordinanza. A presidiare la zona decine di forze dell'ordine e i volontari della protezione civile. Le chiusure quelle odierne per il Giro, no, sinceramente c'è stato un buon giro, un buon flusso di gente. Poi considerando anche il tempo che è stato bello, quindi ha facilitato anche quello. Da parte mia nessun tipo di disagio. La tappa si è poi conclusa a Rimini, dove ha trionfato Arnaud Demer. Per il francese è il quarto successo nella
103esima edizione del Giro d'Italia. Alle spalle Peter Sagan, ieri vittorioso a Tortoreto, e il colombiano Alvaro José Odegh. Un amante del ciclismo. A vedere il Giro d'Italia manca seguire i bambini dell'Alma Juventus Fano, quindi il Giro d'Italia lo seguiamo molto volentieri, anche perché tra l'altro c'è un altro ragazzo che ha corso con noi, che da 2 anni fa il Giro d'Italia, Giovanni Carboni, quindi... Un evento che non si può perdere. Assolutamente no. Sono pronto al sorpasso. La vedremo fra qualche anno nella carovana? Dai, speriamo. Già ho corso con questi ragazzi, purtroppo la nostra squadra non può partecipare al Giro, però io spero in un paio d'anni di essere, insomma, passare sulle strade di casa, che sarebbe una bella emozione. Com'è stato questo Giro? Abbastanza... bello, insomma, non si è visto niente, ma si è visto tutto. Pedalo, non ti fermo mai su. Sergio Carboni, un grande artista del nostro territorio, non solo, ha dedicato un'opera a Pantani. L'abbiamo dedicata, sono 20 anni che seguiamo Pantani, questa è l'ultima creazione. Oggi appunto per il Giro d'Italia, no? Per questa occasione. Ogni volta che passa qui a Fano noi facciamo sempre festa, lo ricordiamo come un grande amico e grande campione. Gira, giro, gira, ci soffro la salita e poi la... E il coronavirus non ha spaventato nemmeno gli spettatori pesaresi che hanno atteso il passaggio della carovana lungo la statale adriatica. Servizio di Angelica Panzieri. I 176 ciclisti del Giro d'Italia oggi sono passati anche per le strade di Pesaro. La carovana rosa, dopo essere partita da Porto Sant'Elpidio, ha concluso la sua tappa a Rimini. Tanti gli spettatori che hanno voluto godersi dal vivo l'arrivo dei ciclisti professionisti. Andiamo a sentire che cosa ne pensano. Ci dà un parere se è qui per seguire il Giro d'Italia? Non ha paura del Covid? No, non ho paura del Covid. Si è messo qui... Mi sono messo lontano, mi si è riservato, però non ho nessuna paura. Benissimo. Che cosa si aspetta? Il Giro d'Italia? Eh? A vedere un bel passaggio. Gli anni scorsi era più movimentato, invece quest'anno vedo poca gente. E poi anche la carovana. No. Volete dire qualcosa? Con mascherina a distanza siamo tranquilli. Vi siete messi qui da che ora? Ma adesso, poco, un quarto d'ora fa. Un quarto d'ora fa. Ci dà un parere, no, lei qui per seguire il Giro d'Italia? Io lo sto guardando, basta. Si è messo con la mascherina? È logico. A che ora è arrivato? Tutti i giorni, tutti gli anni io faccio e spendo anche io. Compro tutto. Tutti gli anni vieno a vedere il Giro d'Italia? Sì, qui ho dove passo, insomma, vado. Qui nei dintorni di 50 km vado sempre. Arrivato 5 minuti fa, ero a passeggio alla pausa pranzo, sapevo che c'era il Giro e quindi magari mi fermo un pochino per vedere se riesco a vedere, a passare qualcuno, altrimenti... E del Covid non ha paura? Sta con la mascherina? Ho paura, con le dovute attenzioni, cerco di vivere, di continuare a vivere con le dovute precauzioni. Lei a che ora è arrivato? Scrivo, io sono arrivato 5 minuti fa, lo stesso, pausa pranzo, devo rientrare alle 2:30, quindi spero di vedere se qualcuno in fuga, se no devo tornare dentro. Sei un tifoso del Giro d'Italia? È venuto qui per vedere la manifestazione? Sì. A che ora è arrivato? Sono arrivato verso 1:00. E del Covid non ha paura? No. Ma viene qui tutti gli anni? Sì, mi piace il Giro. Un curioso, diciamo, sono qui per passare mezz'ora. Il Giro è una cosa che sempre affascina, quindi va bene, richiama la gente, bello. Sapeva che passava per Pesaro? Sì, e... esatto, sì. Una tappa tranquilla. E c'è stato un boom di casi positivi al Covid nelle Marche, sono 166 su quasi 900 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi. Un altro picco dopo gli 82 di ieri. Nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 54 in provincia di Ascoli Piceno, 39 in quella di Ancona, 38 nel Maceratese, 21 in provincia di Fermo, 10 in quella di Pesaro Urbino e 4 fuori regione. Questi casi comprendono 47 contatti in ambiente domestico, oltre a rientri dall'estero, casi riscontrati nel percorso sanitario e negli ambienti di lavoro, in quelli scolastici ben 23 e assistenziali. I ricoveri invece sono saliti da 66 a 72, in aumento anche i pazienti in terapia intensiva che ad oggi sono 8, 2 degenti in più quindi rispetto a ieri che si trovano negli ospedali di Marche Nord.
Dopo aver sentito ieri il parere di baristi e ristoratori sulle nuove restrizioni previste dal decreto nazionale, oggi gli imprenditori si sono riuniti per fare il punto della situazione, ma anche per chiedere chiarimenti al prefetto di Pesaro Urbino. Un incontro per capire come si dovranno comportare da qui in avanti, in vista di un decreto che rischia di poter essere frainteso e di creare ulteriori danni agli operatori del settore. È la richiesta che i gestori dei locali e ristoratori faranno al prefetto Vittorio Lapolla, con l'intento di chiarire meglio alcuni aspetti del decreto, soprattutto per quel che riguarda le chiusure anticipate. È un modo come un altro per far capire quanto noi siamo consci e consapevoli che la salute pubblica deve essere garantita, ma allo stesso tempo far spiegare alle forze dell'ordine anche le difficoltà che gli esercenti andranno incontro nel momento in cui dovranno sottostare in maniera perfetta ai protocolli Covid. Quello che nel DPCM purtroppo non c'è è proprio questo, nel senso che alcune cose sono interpretabili. Il DPCM non può creare interpretazioni, ma deve creare dei dati ben definiti e delle regole ben precise. Noi rispettiamo le regole, facciamo il possibile per rispettarle e di non essere considerati sceriffi, ma persone che fanno un lavoro e che, ripeto, creano aggregazione, non assembramento. Non siamo gli untori, ma siamo le persone che forse dovrebbero contenere la situazione. Un decreto che per molti ristoratori pone dei limiti anche per quel che riguarda i matrimoni. Ora, con l'obbligo di poter invitare solo 30 persone, molti rischiano di non lavorare più come prima. Quello che non ci torna in questo discorso sono due. Uno, che il ristorante potrebbe essere calcolato in base alla capienza e quindi alla metratura del ristorante quante persone può ospitare. E poi soprattutto non si capisce la differenza se un ristorante può fare 100 persone a sedere e non può fare un matrimonio di 100 persone, cioè le persone sono le stesse, le modalità sono le stesse, quindi non, diciamo che in teoria non dovrebbe cambiare niente. Quello che poi non torna, soprattutto in questo decreto ministeriale, è la limitazione delle 24, che non è stata chiarita che cosa vuol dire. Cioè, io alle 24 devo avere il locale serrato chiuso, oppure io non posso fare più somministrazione dalle 24 in poi. Però se c'è un tavolino che deve finire serata, finisce serata. Ecco, voglio dire, queste sono le due cose principali. Uno studio fatto dal Dipartimento Salute inglese, in cui si è determinato che vale la contaminazione del ristorante siano più del meno del 3% di quello che sono fatto 100 i contagiati, quindi diciamo che è quasi irrilevante. La cosa che invece non è passata è che se qualcuno fa delle restrizioni in qualche modo dovrà risarcire quello che noi non incasseremo o quello che noi perderemo. E ancora cronaca, i carabinieri di Pesaro hanno arrestato due albanesi di 35 anni disoccupati residenti a Montecalvo in Foglia, trovati in possesso di 140 grammi di cocaina, alcune centinaia di euro provento dell'attività illecita e materiale per il confezionamento delle dosi. L'operazione è scattata grazie alle segnalazioni di alcuni residenti che lamentavano il via vai di presunti tossicodipendenti. I due sono stati bloccati in prossimità del casello autostradale, erano a bordo di auto diverse, un albanese lo precedeva con il ruolo ritenuto di staffetta a protezione del carico di droga trasportato dal complice appena acquistato. Dopo la perquisizione dei veicoli e delle abitazioni, la coppia di indagati è stata portata nel carcere di Villa Fastigi. Confermata la condanna all'ergastolo con isolamento diurno senza attenuanti per Innocent Osegale, 32 anni, pusher nigeriano, per l'omicidio della 18enne romana Pamela Mastropietro, uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 a Macerata. Sono le conclusioni del procuratore generale di Ancona Sergio Sottani nel processo in corte d'assise d'appello per omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale, distruzione e occultamento di cadavere. Nel pomeriggio hanno parlato i legali di parte civile, ma tante sono state le lamentele per l'aula del Tribunale di Ancona affollata. Diversi sono stati gli avvocati e i cittadini che hanno fatto notare gli assembramenti. Proprio dentro il Palazzo di Giustizia è il luogo per eccellenza per l'applicazione delle norme. E in attesa dell'ufficialità continuano in queste ore le indiscrezioni su incarichi e deleghe per la nuova giunta delle Marche. Per Pesaro e Urbino ci sarebbe il trittico formato da Carloni, Baldelli e Aguzzi.
È ancora da sciogliere ufficialmente il nodo dell'esecutivo, ma è questione di ore. Dopo il lungo confronto avvenuto ieri a Roma tra i commissari del centrodestra, si sta definendo la squadra che governerà la regione per i prossimi 5 anni. Le trattative sono ancora in corso, ma mancano soltanto le limature. Secondo le indiscrezioni del Corriere Adriatico, la provincia pesarese potrebbe essere rappresentata dal trittico composto da Mirko Carloni, Francesco Baldelli e Stefano Guzzi. All'imprenditore fanese, che ha avuto sin da subito l'assessorato in tasca come primo degli eletti della Lega, andranno la vicepresidenza e le deleghe alle attività produttive e alla internazionalizzazione. Baldelli, ex sindaco di Pergola ed esponente di Fratelli d'Italia, dovrebbe occuparsi di infrastrutture, da sempre un suo cavallo di battaglia, insieme a quello della sanità. Di nuovo in pista, ma come esterno, Stefano Guzzi di Forza Italia, fortemente voluto da Francesco Acquaroli, l'ex primo cittadino di Fano e attualmente sindaco di Colli al Metauro, potrebbe seguire l'agricoltura. Altro colpo di scena riguarda l'onorevole Giorgia Latini della Lega, espressione della provincia di Ancona ed ex assessore alla cultura del comune di Ascoli Piceno, potrebbe occuparsi di turismo, cultura e istruzione. La quarantenne andrà a comporre la quota rosa che tanto sta facendo discutere, visto il numero ridotto delle donne elette in Consiglio. La sfida più difficile, quella sanitaria, è affidata a Filippo Saltamartini, ex poliziotto, vicequestore aggiunto e già sindaco di Cingoli. Secondo eletto nelle file della Lega, aspetta lui rivedere il piano socio-sanitario, un tema molto caro a Saltamartini, che si è battuto per mantenere aperto l'ospedale della sua città. Per Fratelli d'Italia scende in campo anche Guido Castelli, per 10 anni primo cittadino di Ascoli Piceno e consigliere regionale dal 2000 al 2009. Dovrebbe occuparsi del bilancio e della ricostruzione post-sisma. Infine, la poltrona di Presidente del Consiglio verrà affidata lunedì prossimo durante la prima seduta dell'Assemblea legislativa, che inizierà alle ore 10. Ma pare che già non ci siano dubbi sul candidato ideale. Si tratta dell'unico eletto con la lista dell'UDC, Dino Latini, ex sindaco di Osimo e già consigliere regionale dal 2010 al 2015. Questo è il quadro attuale di incarichi e deleghe. Qualche piccolo tassello del puzzle potrebbe ancora cambiare, ma l'ufficialità verrà data a breve dal governatore, che è riuscito a cambiare colore politico alle Marche. E si sono concluse le indagini svolte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria nei confronti di 2 medici in servizio negli ospedali riuniti di Ancona, denunciati per divulgazione di segreto d'ufficio. Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finite presunte irregolarità durante lo svolgimento di un concorso pubblico indetto dall'azienda ospedaliera per un posto a tempo determinato e riservato a uno specialista nella cura delle anomalie del linguaggio. Le investigazioni, durate circa un anno, hanno consentito di acquisire gravi indizi nei confronti del presidente della commissione d'esame, che svolge le funzioni di primario di un reparto dell'ospedale di Ancona, ma anche di un medico di 34 anni impegnato nello stesso reparto. I due avrebbero favorito la fidanzata di quest'ultimo, una 27enne, facendole conoscere in anticipo gli argomenti d'esame e le risposte esatte, tanto che la giovane è stata l'unica su 40 candidati a risultare idonea al test e a ottenere il massimo punteggio. Secondo gli inquirenti, la prova scritta sarebbe stata volutamente resa molto complessa in maniera tale che solo chi fosse già in possesso delle risposte avrebbe potuto superarla. Cambiamo argomento, è dedicato a Vitruvio, l'ultimo dolce creato dal maestro pasticcere Stefano Ceresani, che è stato presentato nei giorni scorsi per omaggiare l'architetto romano. Miele e farina di farro sono soltanto alcuni degli ingredienti della nuova delizia tutta fanese, particolari nel servizio di Filippo Pucci. Si chiama dolce di Vitruvio ed è l'ultima idea gustosa del maestro pasticcere Stefano Ceresani. L'idea, nata dal presidente del centro studi Dino Zacchilli, è quella di creare un dolce dedicato al famoso architetto romano in occasione della candidatura di Fano a capitale italiana della cultura. L'idea di rendere Vitruvio presente, diciamo così, tra noi, potendolo incontrare magari al ristorante, al bar, per strada. Ovviamente se le attività anche commerciali dedicano le loro iniziative o un loro oggetto, un loro prodotto, un loro dolce in questo caso a Vitruvio, Vitruvio diventa sempre più una figura riconosciuta perché lo si incontra quotidianamente e questo è importante per far crescere, diciamo così, anche nel nostro immaginario quotidiano il rapporto
fondamentale, importantissimo, che c'è tra la figura di Vitruvio e la città di Fano. Quattro sono gli ingredienti che Ceresani ha utilizzato per questa sua creazione. Nel periodo di Vitruvio non c'erano le farine, non c'erano gli zuccheri, non c'era il burro, per cui ho dovuto sostituire le farine, gli zuccheri, il burro con la farina di farro. E al posto di zucchero ci ho messo il miele, e al posto del burro ci ho messo l'olio extravergine, le uova ci sono perché c'erano anche allora, così c'erano anche l'uvetta sultanina, una grattugiata di limone, quello non trattato, ed è venuto fuori questo muffin, chiamiamolo così, muffin, però ecco, diciamo che è un muffin dal sapore antico. Dunque tutti ingredienti dell'epoca, e per questo il pasticcere ha deciso di utilizzare queste materie prime come una sorta di salto indietro nel tempo. Ma oltre al dolce, Stefano Ceresani, del Caffè del Pasticcere, ha deciso di realizzare anche una ricostruzione di zucchero del teatro romano e anche una tavola di cioccolato dell'uomo vitruviano, tutto ovviamente commestibile. Nel frattempo continuano le ricerche sul personaggio di Vitruvio da parte del Centro Studi Vitruviani. Sono stati fatti degli studi scientifici in passato, ma anche recenti, sulla figura di Vitruvio e sulla anche possibilità che Vitruvio potesse essere o nativo di Fano o addirittura o solo cittadino fanese. Ecco, diciamo che non abbiamo le prove certe di questo, ma la plausibilità, la verosimiglianza sicuramente sì. Quindi la mia idea di Centro Studi Vitruviani, anche quella da una parte del respiro internazionale, del riconoscimento internazionale come centro di ricerca sugli studi su Vitruvio, da una parte anche un punto di riferimento per i fanesi sempre più forte. E tra poco andrà in onda uno speciale dedicato proprio alla presentazione di questo dolce. Per informazione tutto, l'appuntamento per domani mattina con la nostra rassegna stampa. Buon proseguimento di serata, arrivederci.